È stata una partita molto intensa e molto difficile perché noi siamo partiti benissimo nel primo tempo, abbiamo dominato l'Eboli, però come sempre, come quasi sempre succede nelle partite di calcio 5, non c'è mai niente di scontato. C'è questa regola del power play, quindi potere di movimento che facilita dei recuperi e quindi rende ancora molto più spettacolare questo sport, tant'è vero che dal 5-0 loro hanno rimontato fino al 5-3 e quindi diciamo che ci hanno creato un pochino di apprensione, però noi siamo stati molto bravi, molto abili, ma soprattutto molto concentrati a mantenere la calma, a mantenere il risultato e quindi abbiamo portato, ecco, qui a Pesaro questo ennesimo titolo, ennesimo trofeo che ci rende molto orgogliosi e molto, molto fieri di quello che stiamo facendo. Le emozioni sono immense, immense e danno un valore ancora più alto, molto più ancora più importante, in considerazione di quello che ci è successo. Non dimentichiamoci che noi un mese fa avevamo fatto un giro di tamponi e quindi abbiamo scoperto 8 positivi nel nostro gruppo tra giocatori e staff e quindi abbiamo dovuto subire uno stop forzato. La squadra si è allenata pochissimo, quindi siamo arrivati così alla vigilia di questa 3 giorni di Coppa Italia, veramente, veramente sottotono e senza allenamenti. Ci speravamo, ma non ci credevamo, ti dico la verità. Quindi noi tutti, noi dello staff, l'allenatore, però i nostri giocatori, la nostra panchina, la nostra squadra, i nostri campioni, cioè sono veramente, tirano fuori delle doti innaturali, veramente, perché recuperare in maniera così forte, così veemente, da una situazione così difficile, penso che sia veramente qualcosa che solo pochi giocatori e pochi professionisti riescano a fare. Io l'ho sempre detto, la forza di questo gruppo è la forza fisica, ma soprattutto la forza mentale, la forza psicologica e quindi una forza interiore esplosiva. Il futuro sono questi 2 recuperi, il recupero di mercoledì che dobbiamo giocare a Pescara con l'Acqua e Sapone, partita che era stata spostata per via del Covid, la nostra positività e quindi la recuperiamo mercoledì sera. E poi l'ultima giornata di campionato è sabato, mi pare alle 18, il 1º maggio, in casa con il Camedosol. Quindi dobbiamo intanto concentrarci su queste 2 partite per cercare di arrivare primi in regular season del campionato. Poi inizia questa cavalcata meravigliosa, ci lanciamo in questa meravigliosa cavalcata che sono i playoff. Dobbiamo cercare assolutamente di arrivare fino in fondo. Questa è la nostra mentalità, la mentalità della nostra dirigenza, la mentalità della società, mentalità dei giocatori, quindi io sono sicuro che faremo bene e cercheremo di arrivare in fondo anche in questi playoff e poi sperando che ci sia anche un allentamento di queste normative Covid e quindi che possa incominciare a entrare un po' di pubblico a vedere queste partite, questo meraviglioso pubblico che segue il calcio a 5, perché come ho detto questa è una vittoria che noi dedichiamo al nostro pubblico che purtroppo non è potuto essere presente a Rimini.